Ciao ragazzi, come va? Sono Alessandra, benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi voglio fare con voi l'unboxing del nuovissimo Xiaomi Mi Note 10 Lite. Seguite il video! Eccolo! Apriamolo subito! Qua, guardate quanto è bello! Appena vi arriva, vi si presenta in questo modo. Infatti, come potete vedere, la scatola è nera con la scritta Note 10 Lite. Anche di qua c'è scritto Mi Note 10 Lite. Qua dietro non c'è scritto niente e qui c'è scritto di nuovo la stessa cosa, Mi Note 10 Lite. Adesso lo apriamo insieme. Guardate che bella scatola! Cade. Un po' scivoloso, lo dico subito. Beh, che anch'io ho le mani un po' scivolose. Olè! Oplà! Non è successo niente, tranquilli. Allora, eccolo qua, il nostro bellissimo Mi Note 10 Lite. Ok, continuiamo a vedere cosa c'è qui. Non c'è niente. Apriamo qua, quindi. Aspettate che... Vediamo un po'. Ecco qui, c'è qualcosa. Che ci sta? Vediamo un po'. Questi sono libretti di istruzioni del Mi Note 10 Lite. E questa è una cover. Che carina, guardate che bella. È anche nera, si intona perfettamente con il telefono, vedete? È nera, però rimane un po' sul trasparente. È molto bella. Dopo la proviamo. Quindi libretto di istruzioni, cover, poi abbiamo il cavetto, guardate già possiamo vedere che il cavetto ha due attacchi. Questo più grande è l'attacco di tipo A e questo più piccolo è l'attacco di tipo C. Per il momento lo mettiamo qui. Poi abbiamo il caricatore, questo qui, e questo caricatore è di 30 watt. Praticamente permette al nostro smartphone di ottenere una carica velocissima, quindi con il cavetto da sì, scusate, con il caricabatterie da 30 watt abbiamo proprio una carica ma alla massima velocità. E dimenticavo che qui, scusate, prima non ve l'ho detto perché non l'avevo vista, qui troviamo qui dentro appunto questa, come la possiamo chiamare, questa specie di spilletta di acciaio per inserire la SIM. Adesso togliamo la plastichina del nostro smartphone. Vedete ragazzi, ha un colore fantastico perché è un grigio scuro, quasi nero direi. Ha uno schermo di 6,47 pollici con una risoluzione Full HD di 1346 x 1080 pixel.
il Note 10 Lite ha tutto ciò quello che hanno i suoi fratelli maggiori, però per giustificare anche il prezzo più basso ha qualcosa in meno. Se ad esempio paragoniamo il Note 10 Lite con il Pro, non troviamo alcuna differenza per quanto riguarda lo schermo, infatti è curvo allo stesso modo. Invece una differenza la possiamo trovare nella parte posteriore, perché il Lite ha 4 telecamere, mentre il Pro ne ha ben 5. Infatti la prima differenza che troviamo è nella telecamera, che è una differenza fondamentale, perché nella telecamera principale del Note Lite è di la telecamera principale è di 64 megapixel, invece nella telecamera principale del Note 10 è di 108 megapixel, quindi c'è una grande differenza, come potete vedere. Se invece paragoniamo il Lite con il 10, il Lite pesa 206 grammi, invece il 10 pesa 210 grammi. La differenza c'è, ma è veramente poca. Inoltre abbiamo una telecamera grandangolo, eccola qua, di 120 gradi con sensore di 8 megapixel ed ha inoltre una luminosità di obiettivo di f2.2. La penultima telecamera di cui voglio parlare è questa qua. Infatti abbiamo una telecamera macro con sensore di 2 megapixel con una luminosità di obiettivo di f2.4. L'ultima telecamera di cui voglio parlare è questa qui, che loro chiamano Super Pixel. Questo perché la telecamera riesce a raggruppare i pixel 4 in 4 e inoltre questa telecamera non la ritroviamo solo qua, quindi nel Lite, ma la possiamo trovare anche nei suoi fratelli maggiori. Quindi ragazzi, detto ciò, secondo voi le telecamere sono un motivo valido per spendere circa 70 euro in più? Fatevi questa domanda e decidete voi, infatti dipende da voi fare questa scelta, quindi se voi state cercando un prodotto con una telecamera migliore, allora potete spendere 70 euro in più, se non vi interessa potete, con 70 euro in meno circa ovviamente, potete acquistare questo prodotto. Ragazzi, se vi interessa acquistare questo prodotto, ovvero il Lite, lo troviamo a 300 euro circa ed ha 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. Queste caratteristiche le troviamo nel Note 10, però sempre con 70 euro di differenza. Sempre delle telecamere, questa volta parliamo della telecamera frontale, quindi questa qui, e possiamo dire che il Lite ha 16 megapixel di telecamera frontale, invece il Note 10 ne ha 32 di megapixel. Quindi ad esempio, se noi dovessimo fare un selfie, ovviamente ci verrebbe meglio con il Note 10 invece che con il Lite, però ragazzi, ripeto, dipende sempre da quello che volete voi. Parlando delle caratteristiche tecniche, troviamo il processore Snapdragon 730G. Certo, però potevano mettere il processore Snapdragon 865G. Inoltre troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, già ve l'avevo detto prima. Inoltre la versione più economica è 64 GB di ROM per chi volesse spendere di meno. Il processore Snapdragon da 865G lo troviamo in uno dei suoi fratelli maggiori, però ragazzi, onestamente non so quanto vi conviene acquistarlo, perché infatti solo per questa differenza dovrete spendere quasi il doppio, quindi non lo so quanto vi conviene. Parlando della batteria, abbiamo una batteria da 1260 mAh. Questo ci permette di utilizzare il nostro telefono in modo intensivo
per più di un giorno, infatti dura per più di un giorno. E la batteria si può ricaricare facilmente con un caricabatterie molto potente, quello che già vi ho fatto vedere prima. E con un'ora abbiamo l'80% di carica, quindi già con un'ora dallo 0% arriviamo a ben 80%. Quindi ragazzi, già questo vi fa capire che è formidabile questo caricabatterie. Cosa troviamo nel nostro telefono? Come potete vedere abbiamo i pulsanti per il volume, quindi più e meno, e il pulsantino d'accensione. Inoltre qui in fondo troviamo, precisamente qui, la parte per mettere la micro SIM, anzi precisamente qua ci possiamo mettere due micro SIM. Adesso vi faccio vedere. Guardate un po'. Oh, guardate! Ben due micro SIM, quindi anche più di una. Inoltre, nella parte superiore troviamo il sensore ad infrarossi che serve per accendere e spegnere gli elettrodomestici, quindi come ad esempio la TV, eccetera, eccetera. Poi nella parte inferiore troviamo l'attacco per le cuffie, l'altoparlante che è mono, non è stereo, però si sente benissimo comunque. E poi troviamo l'attacco per il cavetto di tipo C. Sistema operativo abbiamo Android 10 con la personalizzazione di MIUI 11 della Xiaomi. Come sistema di sblocco abbiamo il riconoscimento facciale, abbiamo il riconoscimento dell'impronta, infatti vedete qua c'è anche il simbolo, e poi il classico sblocco con i numeri, vedete 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che è successo? Pure sbagliato. No, ecco qua, vedete? Per concludere, potete scegliere se comprare, quindi se acquistare il light con una telecamera buona oppure uno dei suoi fratelli maggiori che hanno una telecamera eccellente. Ovviamente sempre parlando della differenza di prezzo, quindi con 70 euro in più o 70 euro in meno, sempre 70 euro circa, come vi ho già ripetuto mille volte anche prima. Questo dipende da voi, quindi se volete un telefono che faccia foto straordinarie, spendete 70 euro in più, altrimenti se vi accontentate di una telecamera buona e normale con tanto di ROM, di RAM, eccetera, eccetera, allora scegliete tranquillamente il Lite. E vi lascio tutte le informazioni qua giù nell'info box di questo prodotto, quindi del Lite, e se ovviamente volete, vi interessa acquistarlo. E niente ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video, un bacione da Alessandra, ciao!